L'Italia può compiere un passo importante verso l'autonomia nelle materie prime critiche, vitali per sostenere le filiere industriali del paese. Secondo uno studio commissionato da IREN e realizzato da Thea Group, con un investimento di 1 miliardo e 200 milioni, il nostro paese può ridurre la dipendenza dall'estero, generando al contempo un valore aggiunto di oltre 6 miliardi entro il 2040. I materiali critici sono materiali che abbiamo dimostrato con lo studio Ambrosetti essere essenziali, sono in realtà influiscono per quasi un terzo del PIL italiano, perché direttamente o indirettamente molti manufatti che noi produciamo, e noi siamo la seconda manifattura d'Europa, dipendono dall'importazione dall'estero di questi materiali. L'Europa, in particolare l'Italia, si trovano ad affrontare una grave dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime critiche, come il litio, il silicio e l'indio, essenziali per settori strategici come l'aerospazio, l'elettromedicale e la difesa. L'Italia può diventare più autonoma e sostenibile anche attraverso valorizzazione dei rifiuti elettronici. Attualmente il 70% di questi non viene gestito correttamente, se ne è parlato a Ecomondo, dove i vertici della Multiutility hanno incontrato il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. IREN vuole fare la sua parte, inaugurando un impianto all'avanguardia per il recupero di metalli preziosi. L'11 dicembre daremo un esempio, che è quello di fare qualcosa di concreto. E quindi, a parte, diciamo, parlare del tema, che è un tema, e analizzarlo, abbiamo costruito e inaugureremo un impianto che effettivamente recupera materiali. Per dare un'idea, recupereremo circa 200 kg d'oro all'anno, da materiali di scarto, materiali essenziali per le industrie italiane. E farlo in loco significa evitare rischi logistici o rischi di, per esempio, prezzo. Quindi è fondamentale per l'impresa italiana pensare in maniera rigenerativa, in maniera circolare. Sono anni che ne parliamo, adesso è venuto il momento di farlo.